che ci deve contraddistinguere, quella di non denigrare l'avversario, quella di essere propositiva. E poi c'è la campagna elettorale e questo, permettetemi, lo dico con molto rispetto per i candidati dell'orologio a cui non appartiene questo tipo di campagna elettorale. Però c'è la campagna elettorale di chi semina aggressività, di chi parla solo contro e non dice quello che vuole fare, di chi reca offese gratuite, ricatti, minacce di quart'ordine. Questa è una campagna elettorale che sposta le lancette a 30 anni fa, 40 anni fa, non ci appartiene, non la vogliamo fare. Per non parlare poi delle promesse, dei posti di lavoro sul comune, come vigili, come impiegati, o nel privato, con opportunità di lavoro che io scherzosamente ho detto cabriolet. Cabriolet perché come le macchine, che sono cabriolet, il cui tettuccio si apre e si chiude a seconda se piova o è bel tempo, anche in questi casi i posti di lavoro durano lo spazio della campagna elettorale, sono più o meno lunghe a seconda della campagna elettorale. Poi arriva il 5 giugno e il tettuccio si chiude e il posto scompare. E quindi alla fine io voglio dire solo di smetterla. Smetterla perché i cittadini di Sperone non meritano questi. I cittadini non sono stupidi come voi credete, né tantomeno voi siete furbi come pensate di esserlo. E allora io voglio dire perché c'è questa affannosa ricerca del voto, perché c'è questa lotta per la preferenza ad entrare in consiglio, ad entrare nella giunta. Io credo che chi voglia operare per il paese lo fa sia che sia consigliere, sia che sia assessore, sia che sia vice sindaco, sia che non sia niente, perché come anche qualche candidato nostro, ma anche dall'altra parte può dimostrare, si opera per il sociale a prescindere dalla qualifica che si ricopre. Poi si sente dire in giro un'altra barzelletta, cioè che quelli della lista Colomba dicono sempre le stesse cose da 20 anni, e che cioè noi diciamo sempre che vogliamo cambiare il paese e quindi siamo un po' ripetitivi perché non c'è nessuna novità e non c'è niente da cambiare. E allora io, per la verità, siccome noi ci vogliamo confrontare sui contenuti e non sugli slogan, non sulle battute, io voglio leggervi veramente velocemente, perché il tempo è quello che è, voglio leggervi quello che un documento ufficiale che non abbiamo fatto noi, ma è allegato al PUC e quindi diciamo è di provenienza dell'amministrazione, a riguardo delle attrezzature pubbliche. Pagina 42 per l'esattezza, così magari ve lo riguardate anche con calma a casa. Allora, dice questo documento: al fine di valutare la dotazione di attrezzature pubbliche, bisogna fare riferimento a dei decreti ministeriali e bisogna dire che i livelli di funzionalità e di distribuzione nell'ambito del territorio comunale non raggiungono i parametri minimi previsti. A Sperone sono presenti, leggo testualmente, la scuola materna e la scuola elementare e media. E il parametro non risulta soddisfatto essendo pari a 1,34 metri quadrati per abitante contro i 4,5 previsti. Bisognerà quindi lavorare, questo lo dice il documento, sul miglioramento della dotazione dei singoli plessi, dotandoli di spazi complementari alle didattiche, campi sportivi, laboratori, palestre. È altresì da rilevare la presenza di un edificio scolastico presso la chiesa di Sant'Elia, oggi non più attiva, il cui recupero sarebbe auspicabile. Per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune, bisogna rilevare un parametro molto basso, pari a 0,28 metri quadrati abitanti contro i 2 metri quadrati abitanti previsti. Si rileva una esigua offerta sotto il profilo tipologico, essendo presenti una biblioteca, gli uffici comunali, l'ufficio postale. E per chiudere, non vi voglio far perdere tempo, anche il verde attrezzato non supera i minimi previsti, essendo rilevabile un parametro di 7,5 contro i 9 metri quadrati. E allora, cari amici, io vi voglio dire una cosa.
Guardate, questo è il paese che vogliamo cambiare, ma questo è il paese che voi ci lasciate perché per 60 anni avete governato voi, mica abbiamo governato noi della colomba. Siete voi che avete dato vita alle insufficienze che ci sono nel documento che voi avete preparato. E quindi rispetto a queste cose noi vogliamo cambiare Sperone coinvolgendo i giovani nella gestione delle strutture sportive, creando nuovi spazi sociali, recuperando l'asilo nido per fare una struttura dedicata all'infanzia, alla didattica, laboratori multiculturali, laboratori multimediali, creando attività sociale, creando uno spazio per gli amici animali dove poter fare, magari anche dislocato su due punti, per dove si possa prendere cura di questi animali, creando un parcheggio, altro punto delineato nel documento che è totalmente assente al centro del paese. E quindi noi chiaramente ci confronteremo con la penuria di risorse che provengono dallo Stato, e per questo noi, siccome vogliamo essere anche concreti e vogliamo stare sul pezzo, come dicono i giornalisti, noi abbiamo dato vita già a un gruppo di professionisti che sta lavorando per intercettare le risorse di derivazione comunitaria. In questi giorni usciranno i bandi per il PSR, per il piano di sviluppo rurale. Ci sono fondi strutturali su cui noi stiamo già lavorando e che sono individuati secondo tre matrici fondamentali della Regione Campania per il periodo 2014-2020. Campania Regione Innovativa, che punta allo sviluppo dell'innovazione nel campo tecnologico, Campania Regione Verde, finalizzato al cambiamento dei sistemi energetici, agricoli e dei trasporti, Campania Regione Solidale, quindi un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione, lo sviluppo, la promozione della servizio alle persone. Ci sono nove assi, si chiamano in gergo tecnico, su cui noi cerchiamo di individuare per ogni asse una proposta specifica. Ci stiamo già lavorando, saremo pronti non appena usciranno le relative misure. E giusto per chiudere vi voglio lasciare su un punto, riflettendo su di un punto che a noi è molto caro. In questi giorni si parla molto della questione dell'acqua. Come voi sapete, noi abbiamo un consorzio di fatto tra i comuni di Avella, Baiano e Sperone, un consorzio che rischia di essere vanificato da una normativa a livello nazionale per la quale è molto probabile che si debba fare una gara a livello europeo. Questo vuol dire innalzamento delle tariffe con una certezza del servizio che è tutto da scoprire. Devo dire la verità, negli anni scorsi c'è stato un impegno solo a parole dell'amministrazione comunale insieme a quella di Baiano e d'Avella per cercare di risolvere. Lo strumento giuridico c'era e c'è ancora, secondo me, se ci lavoriamo bene, però è uno strumento a cui noi dedicheremo tutto l'opportuno approfondimento, perché già di per sé oggi le tariffe sono piuttosto alte. In questi giorni sono arrivate anche le bollette arretrate e diciamo che si sta facendo campagna elettorale pure sulle bollette arretrate, e quindi lasciamo stare anche questo ulteriore aspetto penoso della vicenda. Però sicuramente noi dal giorno successivo alla conclusione della campagna elettorale, della votazione, con il vostro aiuto e con il vostro supporto, se riusciremo ad essere vincenti, come io spero e come io credo, noi lavoreremo a questo obiettivo della ottimizzazione delle risorse idriche, così come lavoreremo a questa nostra idea di cambiare il paese. Come diceva qualcuno, leggevo oggi una frase, non sarò preciso, forse di Claudio Baglioni: non abbiamo bisogno di un mondo nuovo, abbiamo bisogno di occhi nuovi per cambiare il mondo. Grazie.